La scuola superiore pesarese Bramante Genga si apre alla città con La cultura apre tutte le porte, un programma di eventi culturali indirizzati alla cittadinanza e non soltanto alla popolazione scolastica. Il progetto, curato dalla professoressa Tiziana Fuligna, intende restituire alla scuola il ruolo di centro vivo della vita sociale come luogo di incontri e scambio. Dunque via di una serie di esposizioni, installazioni e un ciclo di conferenze che comincerà domenica 3 aprile con il recital maternale Irene e Jezabel, una lettura scenica su testi di Irene Nemirovsky. Siamo qui a presentare un progetto che avrà cadenza pluriennale e che si basa sul concetto di cittadinanza attiva e consapevole come partecipazione alla vita del territorio, come alleanza educativa con il territorio, quindi il binomio scuola-città che diventa un binomio imprescindibile nella nostra azione educativa, nella nostra voglia, nel nostro desiderio di promozione culturale attraverso i talenti, attraverso le competenze, le professionalità e anche in fondo le storie dei nostri docenti che si mettono a disposizione della collettività mostrando quello che sanno fare. Quindi ci saranno una serie di iniziative, mostre d'arte, letture sceniche, conferenze che sono tutte sostenute dalle competenze interne della scuola. Questo perché ogni istituto scolastico in fondo promuove cultura, non lo può fare soltanto all'interno delle aule scolastiche, ma è giusto che lo faccia anche nei confronti di tutta la cittadinanza. E poi vediamo, chi vorrà partecipare è ben accetto e sarà ben accolto.